Ma io sono candidato sindaco civico di una coalizione civica che guiderò alla città di Pescara e senza ombra di dubbio nella mia coalizione civica non ci sarà il Movimento 5 Stelle perché il Movimento 5 Stelle ha scelto di stare con il PD, con gli esponenti di Italia Viva e con gli esponenti di Azione. Hanno scelto loro, hanno scelto. Io rimango con i miei principi, con i miei sani principi, con la mia coerenza e soprattutto con una grande voglia, una grande determinazione di cambiare davvero questa città. E ripeto, questa città si può cambiare fuori dai partiti, non con i partiti. Vedo che sono preoccupati gli altri, noi siamo serenissimi. La domanda madre ha avuto finalmente risposta. Dal prossimo marzo, dice Pettinari, il mio rapporto con i 5 Stelle si ritiene chiuso. Mi ha spiegato oggi perché ha sentito il bisogno di candidarsi a sindaco civico di Pescara. Oggi ha detto preufficializzazione, non ha svelato di più, tant'è sicura la sua discesa in campo. Ma intanto ci tengo a mettere un focus molto forte e importante sulle ultime inchieste giudiziarie. Apprendiamo ancora una volta dalla stampa di indagini e indagati eccellenti della politica regionale bipartisan, perché ci sono indagati sia del centrodestra che del centrosinistra per reati importanti, reati gravi, che impattano sulla sanità. Io ho fatto battaglie storiche sulla sanità, battaglie che si sono identitarie, che si sono contraddistinte per tutelare davvero gli interessi dei cittadini e la tutela del diritto alla salute. E quando leggiamo queste indagini che investono politici di spicco del Consiglio regionale, allora io mi sento male. Questo, anche alla luce di questo, di queste indagini che vedono coinvolti politici del centrodestra e del centrosinistra, io non potrò mai, come ho già detto, allearmi con questa gente o correre con queste persone o con questi partiti. Ho scelto da tempo ormai con una grande squadra, con una coalizione civica importante e imponente, di guidare questa coalizione civica e candidarmi come sindaco della città di Pescara, perché nella città di Pescara il centrodestra e il centrosinistra, che sono due facce della stessa medaglia, hanno fallito sotto tutti gli aspetti. Per cambiare il volto di questa città, aggiunge Pettinari, si può fare senza partiti, perché i partiti hanno tutti fallito. L'unica alternativa credibile è quella di guidare una coalizione civica. All'interno della quale ci saranno tantissime professionalità della nostra città, tantissime competenze nella nostra città per davvero dare un futuro migliore per i cittadini di Pescara, perché i cittadini di Pescara meritano davvero di più.